E buon pomeriggio, gente! Eccoci qui in attesa che la live, l'Xbox Stream parta. Con me c'è il buon nonno. Sera. E poi c'è il buon Lir che è andato ad ordinare la cena, quindi non c'è No, adesso. sono qua, lo sto ordinando da Deliveroo. Ah, con Anche tu ti... l'applicazione. Allora, Sì, che saluta. dovresti aggiornare Tutti in anche tu. silenzio, Buon Allora, saluta Lir, non fare il maleducato. salve! Oh. Nel frattempo che attendiamo che la live del Microsoft va online, siamo qui a vedere Microsoft Flight Simulator in tutta la sua maestosità. Esatto, E nel esatto. frattempo parlavamo di come nonno devo disinstallarlo perché pesa soltanto 100 giga e passa. 100, forse 120, non so, anche di più perché poi ci sono da scaricare le varie città, i vari world, non mi ricordo come si chiamano, insomma, praticamente ti fanno visitare le città, quindi c'è Parigi, c'è Giappone, c'è la Francia, Giappone, la Norvegia, l'Australia, e quindi praticamente aumenta molto di più di 100 giga. Immagino. Beh, Sì, quantomeno sì. però a differenza di me che gioco su PC tu te lo potresti giocare bene, perché su PC non esiste giocarlo bene con una 1060 No, e ma processore Cioè. guarda, no, ma anche dei problemi un po' sul Series X, Aspetta, eh? aspetta. Lir fanculo. Ecco, Grazie. prego. Ma Prego, continua. perché? No, Ma perché ha perché? fatto tanto per ribadire il E suo c'ho un po' avere. di mal di gola. Eh sì, un mal di gola. Prendo il tuo portatile e te lo spacco in testa. Ecco. No, non vedi, Vedi, sta sottolineando il fatto che è invidioso del fatto che non abbia lui il portatile.
Quindi Ma con la guarda, a me spugna. basterebbe un Non fermi a dire processore. te lo frego e basta. Cioè, No, scusa, mi no, interrompere. perché non è giusto. Glielo spacco in testa e basta. Oh. Nel dubbio. Ma lo vedi? Ma dai, viviamo in un'epoca di ingiustizie. C'è chi è riuscito ad avere prima un Xbox Series X come sottoscritto e tu no. Viviamo anche in un'epoca in cui vige il capitalismo, quindi io do sfoggio al capitalismo, rompo il portatile di Lir così che lui se ne compra un altro, che io poi rompo, che lui ricompra. È al mercato, mio padre compra, no? Tu. Ebbene, ma povero Lir, ma perché? È perché è Ho giusto fatto. così, è giusto così. Mamma mia, fortuna che io c'ho una scheda simile alla tua, non oso immaginare se ne avevo una maggiore. Che cavolo Bravo. mi faccio, che cavolo Anche mi perché dicevi? hai anche una serie X, quindi cioè, avresti proprio incanalato tutta la mia rabbia in un Ah, è unico che poi capitolo. io Non ti sono stato preoccupare. furbo. Io sono andato il giorno dell'uscita e ho detto giorno che sapevo che si poteva ordinare, sono andato e l'ho ordinata. Naturalmente ho dovuto dare indietro un sacco di roba, Un perché noi non è che rene, un sono polmone. polmone, sì, mezzo cervello, mezzo cervello, Dovuto tra un po'. dare mia madre. Oddio, no, tua madre, no, ci dissociamo da queste Sto parole. scherzando, Madonna. Sì, lo so, tranquillo. Ma ti pare veramente che immagino che tu abbia venduto tua madre? Al massimo ti vendi il gatto tu. No, il gatto Anzi, l'ho la tua. No, il mangiato. gatto. Ah, perché l'ho venduto. L'hai mangiato? Ecco. Sì, tra un. Tra un momento e l'altro, insomma. Comunque, niente, Comunque, stiamo stasera guardando. io giusto per essere in cosa mi sono ordinato spaghetti di soia con maiale e un uovo normale fatto, un uovo cotto e tre salsiccette Allora, dolci. mi raccomando, segnatevi la cena di Lir perché questa è la parte più importante della serata. Lasciate vedere il resto. Esatto. Chiudete qui, chiudete proprio tutto, chiudete, non seguiterci proprio. Addio, ciao, basta. Abbiamo chiuso E qua. si chiama Fine. Long Sea Ciao. Long. Ecco, soprattutto il nome, non dimenticatevi il cacchio di nome, che se non No, ma sappiamo vi il fa nome, ridere perché si se chiama non Long Sea sappiamo il nome di Long. quella In miseria, napoletano, è un'altra cosa. non vivevamo se non sapevamo il nome, che non sappiamo nemmanco cosa significa, perché qui nessuno parla il thailandese, il filippino, quello che è il giapponese, No, è che c'è qui. filippino. Detto è È filippino. filippino, bene, Però in appunto. napoletano è long, significa lungo. Sì, long. Lungo, sei lungo. Lezione Allora, numero uno di napoletano di Lir. Giusto, Parte prima. intanto ci sa, cioè, non ci saluta e dice Lir non morire, resisti. Non so il perché. Poi c'è sempre quello. Mangerò cibo filippino, quindi ha paura che vuoi. Poi non so se l'abbia scritto sempre Giuse, ma col nostro canale ha scritto Blallo. 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 Ho creato il colore blallo Quindi, vabbè. io. Allora pure io uso un termine che non conoscete, vetusto. Potrei usare tanti termini antichi che non conoscete, visto che sono il boomer della situazione, se vogliamo proprio fare gli sboroni qua. Allora, intanto Giuse scrive: appena mi sono connesso, ho sentito dei rantoli di Lir. No, Lear. Ah, vero, sì, Lear. chi ha scritto? Ho capito chi è. Certo che l'hai capito. Chi è, secondo te? Valeria! Buongiorno. Ma che diavolo fai? Niente, praticamente è stato contagiato da Giuseppe, che ogni tanto entra col canale con Gil e scrive: è stato contagiato. Scusate un attimo. Cosa? Ah, sta sistemando il suo OBS. Ah, ok, sta facendo Scusate un manutenzione. attimo, scusate un attimo, Che è scusate un attimo. successo? Arrivo subito. No, niente, niente. Okay. No, niente, niente. Mi fai Stavo parlando preoccupare con un. così. Ah, No, non è niente, devo parlare un attimo con mio fratello, scusate, devo dire una ok. cosa. Ok, ditemi, stavo No, dicendo. dicevo. Allora, senti, adesso te la dico una buona volta per tutte. Basta con questo Linux, basta con questi pinguini, maledizione, che porca di quella miseria, i pinguini li estinguiamo. Se tu mi nomini un'altra volta Linux, io ti giuro, vado in Antartide e faccio una strage. Comunque volevo Non dire basta andare a Bergamo. quanto era bello l'oceano, no, siano, no, il mare del nord, Comunque però no, non mi non l'ho potuto comunque non mi dire. permetterei mai di fare del male ai pinguini, casomai me la prendo con Valerio. Ecco. Poi, ecco, ha scritto Giuse, chi è che sta chiamando il nonno Mottura o Paolillo?
No, 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 penso che a quest'ora mi si bruciava il PC. Oh, ecco qua, sembra che hanno iniziato a Sì, parlare. controllo Vediamo che... se di là è partito. No, No, ok, di là no. solo Ah. su Twitch. Sì. Quindi è un pre-show di 10-5 minuti, ok, niente Sì, di... roba Ok. di interesse. Guarda un po' chi ritornano, i tipi... Ah no, questa era roba antica, non Sì. credo che lo possano fare. Ma secondo me ci Ciao, sarà stiamo lui, eh. presentando... tutti senza mascherina, ciao. No, beh, roba Già, ma io, vecchia. ma guarda, io mi ricordo quando vidi per la prima volta questa roba dell'Xbox, cioè questi show mi ricordo che erano in Messico, madonna quanto erano gasati, praticamente il pubblico, tanto che io sospettavo che avessero messo qualche sostanza nell'aria condizionata, perché dicevo sono troppo gasati, un po' troppo, capito? Sì. Intanto controllo se Lo la so, ho parola è... lasciato tutti perplessi questa sera, non vi sareste mai immaginati che parlavo di sostanze psicotrope, ma anch'io ho visto cose che voi non potete immaginare. Mi pare giusto. Tanto, vabbè. Pre-show di 5 minuti ancora. No, Dai! comunque dai, a parte gli scherzi, siamo abbastanza carichi. Sì, io sono abbastanza positivo nei confronti di questo stream perché spero che facciano vedere gameplay, soprattutto gameplay, perché tanto Microsoft ha annunciato talmente tanta roba che adesso voglio un po' di gameplay. Poi se mi annunciano quelle due IP nuove va benissimo, felicissimo, però voglio un po' di gameplay. Ma pure io Quindi vorrei... Sì. anche se magari si tratta di giochi che hanno già mostrato, però ribadire che questo gioco esiste, che questo gioco è in uscita e cose così è importante adesso per il reparto marketing, che sappiamo che il marketing di Microsoft è, E però non si fare sta come parlando. Ubisoft che si dimentica di Beyond Good and Evil 2. E dice, Però ah, ma stiamo sviluppando, sì. Ma facci comunque... sapere la cosa. Non dimenticarsi, ha detto, di mostrare qualcosa. Ha detto, sì, proprio come Ubisoft che si è dimenticata di Beyond Good and Evil. Ma non è che Sì, se l'è non dimenticato. nominare questa cosa che mi fa venire un infarto, che già ce n'ho uno che mi sta uccidendo. Che Questo comunque momento non è che che se l'è dimenticato. Hogwarts Non è che se l'è dimenticato. Ce l'ha chiuso in quel cassetto e quando ci sarà una build pronta, quindi tra 3-4 anni, lo mostreranno. comunque Beyond and Good and Evil praticamente è un gioco maledetto. Avete idea il 2? Avete idea da quanti anni è che ne stanno parlando? Sì. Quando ancora il suo caro creatore Michael Ancello non era andato a arrampicarsi su per i boschi, insomma, per le piante, eh? Avete idea? Cioè, Sì. parliamo proprio proprio del preistorico. Io ancora mi ricordo il trailer che guardavo praticamente, che sembrava una figata, perché l'idea originale era che loro volevano fare un universo esplorabile intero, però dicevano, vabbè, aspettiamo che ci saranno le macchine giuste, questa è la scusa che usarono all'epoca. E adesso le macchine giuste ci sono, perché adesso ci sono giochi come No Man's Sky, quindi in teoria non Sì. dovresti avere problemi. Quindi. Però è Ubisoft, quindi Li c'è un creano. problema alla base. Sì, ma io vorrei che lo facessero proprio perché davvero se le aspettative sono queste, se con l'Ubisoft di oggi non lo vorrei proprio vedere. Beyond the Good and Evil mi spaventa. Lo so, lo so. Tra l'altro, per riallacciarci per la conferenza Xbox, è ovvio che all'interno della conferenza sarà presente nuovamente Ubisoft con vari titoli, sicuramente. E io spero anche che ci sia nuovamente Battlefield perché vorrei vedere qualche partita, una partita intera, diciamo, un estratto di una partita. Perché ad oggi hanno fatto vedere alcuni estratti delle due modalità nuove, quella creata da Ripple Studios, mi pare, non mi sfugge un attimo il nome. E la modalità creata da Respawn Entertainment. Quindi spero che oggi faccio vedere le modalità, diciamo, quelle principali, quelle cicciose. Perché manca anche quello. Poi, ovviamente, ci sarà sicuramente Halo Infinite, ci sarà sicuramente Forza Horizon 5.
E ci saranno quello lo voglio vedere. le novità dell'Xbox Game Pass, perché è stato annunciato che ci saranno degli annunci anche per quello. Ma ti immagini, allora, non voglio tirare, ma ti immagini se davvero viene annunciato quel certo gioco che si dice che dovrebbe venire da tanto tempo sul pass, quel gioco dell'Atlus, capisci cosa intendo? Non lo voglio nominare perché sennò porto Allora, sfiga. se quello lo annunciassero, io salto dalla mia seggiolina e dico sì! 2025, vero? Ok, me ne vado. Cos'è Chi è? successo? Chi è venuto? Chi è? Ha fatto un salto e se n'è andato! Assassino! Adesso, senti, adesso io ti sbrano. Niente, è ormai stato contagiato da Giuseppe, perché pure Giuseppe ci fa le live così, che magari non può venire sul momento, fa ciao a tutti, ritorno tra 20 minuti, prende e se ne va, poi torna. Scusa, peccato che era andato su un altro, sull'altra stanza, pardon. Che hai detto? No, dicevo, ormai è stato totalmente contagiato da Giuseppe, perché Giuseppe fa le stesse cose che sta facendo adesso lui, le capatine, i salti, quelli del salve. No, scusate, sono venuto un attimo a salutarvi, ciao. Poi se ne Sì, va. praticamente sì. Però sono veloce, scusate, sono venuto un attimo a salutarvi perché dobbiamo sapere questa cosa e se ne va. Comunque, dicevo, ci saranno delle novità interessanti, almeno per quanto riguarda il Game Pass, sicuro. Sì. Non mi aspetto ovviamente Final Fantasy VII Remake, perché l'esclusività è stata, come dire, Prolungata. prolungata fino al dicembre, quindi sicuramente ci saranno novità per quel gioco durante il The Game Awards, sicuro. Se non durante Sicuro. quello, durante il Tokyo Game Show, uno dei due. Vabbè, comunque sono contento perché almeno ce lo possiamo beccare completo. Sì, più che altro insieme al DLC che è uscito. Ah sì, di Yuffie, come cacchio si Sì, chiama quella Yuffie, là? Yuffie. Yuffie. Io infatti Che poi aspetto stasera te lo quello. voglio provare, anche se ancora devo prendere l'originale, ma devo superare lo scoglio dei giochi a turni, che è il mio enorme scoglio, con Guarda, il il Bolt. problema del 7, per quel poco che ho giocato io, è che a differenza di un Final Fantasy 6, di un Final Fantasy 9 o del 10, è estremamente Ah, più lento. stiamo arrivando, a Ah, proposito. ok. Allora intanto metto YouTube che è comodo. Sì, hanno messo qualcosa, sì, c'è un 2, ti dico solo questo. Sì, è il conto alla rovescia praticamente. Ah, ecco italiano, così anch'io capisco bene che stanno dicendo. E praticamente, dicevo, mi sono perso. Ah sì, che il 7 originale è estremamente più lento rispetto agli altri Final Fantasy usciti nel tempo. Quindi. Io pure il 6 non era proprio veloce. Appunto, quindi per farti capire. Cioè, Erano. Sì, ma a parte. per me il 7 è stato ancora più lento Ma del. sì, ma poi devi grindare come un pazzo, devi livellare. È quello che non amo, perché poi per sconfiggere il boss, se non fai queste cose, Sì. arrivi davvero e ti arrabbi, dici, voglio andare avanti con la storia, fammi andare Sì. avanti. E invece no, devi grindare. E questo è il mio scoglio. E poi, vabbè, il mio problema è stato quel capitolo che non voglio nominare, che mi ha abituato male, di un certo signore N, che finisce con la Ra, che mi ha abituato ai giochi action. Sì, immagino. Però guarda, Final Fantasy VII Remake è un gioco della Madonna, te lo posso assicurare. Nonostante ci sia lui, è un Ah, gioco della ecco. Madonna. È iniziata. Siamo. Oh, PEGI 18 a Oh. manetta. Quindi Be siate bene, adulti. bene. Adulti, mi raccomando. Flight Simulator. E Ovviamente. io lo posso giocare, tu no. Esatto. Guarda, Frey, sei arrivato puntuale come la tanchetta di un orologio svizzero. Cioè, è una cosa incredibile. Audio, perché audio? A proposito, sì, ma perché l'IR si è azzettito? È l'audio No, di perché stavo Elysium giocando Pass. micro su computer, Ah, ecco. la live. Tanto ci sono i sottotitoli per i video e quando ci sono i trailer alzo il volume, Ah, quindi vai ecco, no, tranquillo. era un PEGI 18 per dire, ascoltate, potrebbero esserci cose molto compromettenti all'interno di questa live, non Ah, vogliamo esatto. i bambini, metteteli a letto. Dice che siamo troppo alti Ecco. noi. Comunque dice, sguardo approfondito, Forza Horizon 7 e cose così. Che Allora. è ambientato in Messico, è bello il Messico come setting, eh? Sì, però temo che sarà un po' monotono con il paesaggio.
poi non saprei. Vabbè, non è che Londra chissà che... Sì, però Insomma, dava un po' di varietà tra i Londra, villaggi. Londra, Inghilterra. Sì, tra i villaggi, cioè tra le cittadine, la pianura. Daylight 2. Daylight 2, boss, se ci sei, c'è le Daylight 2, vai, vai. Aspettate che alzo il volume. Alza, alza. Hello, I am Timon Smetkawa, Dying Light 2 Lead Game Designer, and Vediamo this che is dicono. David Lubrica, Animation Sottotitoli si Director. vedono, sì? Hi, Sì. Ok, we can't wait perfetto. until December 7th to finally give you Dying Light 2 Stay Human, the game we have been working on really hard for the Lo so last che few ci avete years. lavorato We're tanto. hoping the gameplay video you're Ho about to scritto watch che will ci hanno give you a lavorato. foretaste of parkour and combat systems waiting for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our Allora. way through its brutal and dangerous streets. Though, as you will see in a moment, there are plenty of things you can Quindi use fanno to vedere your qualcosa di advantage. nuovo. So watch closely, look for special combat Praticamente. and parkour moves, Parkour più and check out approfondito e how qui with c'è just a bene, che bit sono of curioso creativity you can di vedere se combine l'hanno the two. migliorato. Ready? Let's go! Potete combinarle addirittura. Sometimes I wonder what this city looked like before all this. Probably Comunque, like complimenti many a Free others. per lavare i piatti, è quello che dopo devo andare a People fare anch'io. had their ambitions, plans, lives. Now it's all gone. The virus started it, but it was the people who made the world the way it is. This city, Villador. Certo che comunque uscire They con tell me giochi they had che a vision. parlano di quarantena e cose They had varie. hope. Sì, But soon, effettivamente sì, one però vabbè. vision broke into many. Ma D'altronde. d'altronde l'audio è praticamente nullo. Era, adesso l'ho Era, era. alzato. Ah, sistemato. Instead of fighting together, people stood against each other. Classica War broke apocalisse, la out. gente si ammazza. Was it a little bird met a broken leg? Hope died. Beh, sembra migliorato, forse, il sistema di Now the parkour. city is Devo falling. vedere di più. Each time we strike down an enemy, we absorb their strength. But I Scusate can't un let that attimo. happen. Sì. At least, not yet. I need the secrets the city holds. Fuck. Still some rats here. I have to pick a side. The bazaar needs good people. You're doing great so far. I have to make a difference. Let's check and see. Gli è come. Luca, ti ho scritto un attimo in più alto. They say that great change is a series of small gestures. Oh, finalmente paracadute. How about this series? Mazza, mazza. Ma stai vedendo? Is all hope really gone? We'll see about that. Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timo? Fantastico. Did you notice those Bellissimo. bandits in medieval-like armor passing by Il sistema skyscrapers, di vans, combattimento è large così. billboards? That's what we call a Perché in modern effetti nel dark primo non age. era così. And it's a very unique design, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me, all those A parkour proposito, moves scusa, that sono polacchi you loro, and your giusto? team Sì, has no, put sì. so much effort Si into. sente, si Well, sente. all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves player will see in the game, by the way. No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the first Sì, game. vedi, And we are vedi, showing some of them come in this dicevo io. trailer. The vault kicks being the most important to me personally. It brings a whole new fighting style into the game. The player can stagger an enemy and use them to perform further attacks, for example, by rebounding from their bodies, jumping of them onto other foes, and so on. I think we captured the movement really well. And made it quite simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they loved it. It's definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we have done before, improving its verticality.
players will need to find a way to reach those tall skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some helpers around, like a paraglider, which can support players in both parkouring and combat. Exactly, and it's gonna do great, especially in fights against humans, which are more frequent and important than in Dying Light 1. It's been over 20 years since the events from the first game, so people adjusted. They are much bolder now, at least during the day. And they are more vicious too. And I think that's a great summary of this discussion. Volevo vedere... Pre-order Dying Light 2 and explore its vast complex. Io volevo vedere una sezione di notte, come l'hanno fatta. Ah, thanks, David. Perché thank è la you. Notte, il punto centrale di Dying Light, in cui davvero devi stare attento. Sì. Tu l'hai giocato, no? No, però lo conosco un pochetto. La notte, sì, praticamente gli zombie diventavano più feroci, ma c'era uno particolare zombie chiamato, mi pare, Predatore, che ti dava la caccia. Sì, mi sembra di ricordare qualcosa del genere. Sì, e la cosa... non mi ha mai attirato del light, quindi non c'è Era bello, bello. Poi la cosa bella è che c'era una modalità multiplayer in cui tu potevi fare anche la parte di questo zombie predatore. Ah. Davvero, sì sì. Tu eri il predatore, i giocatori erano i sopravvissuti e li dovevi inseguire. Ma potevi anche fare così per conto tuo, ma non aveva molto senso da soli, però. Era tanta roba. Ah, intanto torno a parlare di Microsoft Flight Simulator. Vabbè, forse parleranno dei DLC. Già. È incredibile come un gioco così simulativo abbia avuto così tanto occhi. Sì, perché io ho sempre pensato estremamente di nicchia. Ma infatti è vero che, per carità, io ci gioco adesso, no, perché l'ho dovuto disinstallare, ma insomma adesso è molto, diciamo, tipo venire molto incontro, non sei costretto a fare a forza la simulazione, però ecco. Maverick, sono sicuro sarà Top Gun. Sì. Ma io sono un maestro del cinema. Beh, Arma è un altro dire. Che di videogiochi simulativi è un po' un dito nel culo per quanti comandi c'ho. No, vabbè, Arma lasciamo perdere. Io ci ho provato e mi sono disperato, ma ammazzavano manco 5 minuti di gioco. No, Arma devi giocarlo con estrema calma, guardarti la mappa, studiarti un po' il terreno, la conformazione. Sì, ma poi tu provi a sparare ai nemici e non li becchi mai. Invece loro te beccano sempre. Perché devi essere estremamente preciso. Sì, sì, sì. E parlo anche del primo Arma, perché io c'ho anche il primo che si chiama Cold War, mi pare. Sì, una cosa del genere, sì, sì. Perché il 2 non so perché non riesco a farlo partire come si deve. No, io c'ho il 3, l'ho comprato tempo fa. Vabbè, ma tu c'hai il PC potente. Oddio, potente. C'avevo lo stuttering giocandoci perché ero ottimizzato malissimo. Ah, comunque ecco, vedi. Sì, sì. No, io credo che qua è PC, si vede da sì, tempo. Sì, non può essere Xbox. Anche perché va a 60, te l'avevo detto. Guarda che roba. Ma neanche lontanamente Xbox. No, è un po' dispiaciuto che non ci sono riusciti a portarla a 60, però è un gioco troppo pesante, non ce la farà mai. Non sono riusciti su PC. Cioè, ma la prima volta ce la farò io a reggerlo al massimo, ma proprio a malapena. Free, sei una persona malvagia, sappilo. Che ha detto? Ha detto quasi quasi vado da multiplayer e vi direi o Toms o IGN, perché lì ci sono i volti, frecciatina. E poi ha detto o spazio game. Allora, va bene tutto, ma non spazio game. Vai dove ti pare, ma non spazio game. Spazio Game ha fatto un articolo su una vitarella di PlayStation. È cambiato. Ha fatto un articolo intero su una vitarella come IGN. E tu vai da queste persone? Quando io riuscirò a capire come far partire la webcam su Discord, mi vedrai. Fino ad allora, accontentati della voce. Che sì, dovrebbe bastare. Fa troppo caldo. With flying, with aviation. Sometimes it's, come spaesato? Ma come? È una spaesato. Io ci posso provare, ma non vi garantisco che funzioni. Vediamo. No, io l'ho disattivata perché sto detto, sono a petto nudo.
Quindi è capace che verranno inseriti prossimamente anche altri velivoli famosi, stando a quanto dice. E fai un po' con te. Ma quale, c'è il mio 1, 2 o il 3? It's called Junkers U-52. In Germany it's actually che controllo? Perché ormai si trova su PC per Steam. Sì, io ho pagato 3 euro. Allora no, prendilo dai le key, lo paghi 2-3 euro, sinceramente. Stanno facendo vedere? Mentre io no, stanno facendo vedere un nuovo velivolo che verrà inserito tramite i World Update. Ah, ecco degli qua, aggiornamenti, che poi andranno a celebrare vari velivoli e strutture famosi. Free, no, per Steam, ma non ti preoccupare, non richiede una scheda grafica grandissima. Cosa? No, ma lui il PC non ce l'ha. Gioca solo su Xbox, quindi no. 13 euro su console, allora, va bene. No, può essere che lo trovi anche a me. L'unica cosa ti dico, è in inglese il gioco, non è tradotto. Quale? Shenmue 1 e 2. Su PC sì, in teoria il PC è il primo è tradotto. Wow! Il primo è tradotto, ma da fan. Sì, da fan, figurati. Arrivo subito. Parlando di cose serie, cioè, hanno detto che praticamente stanno collaborando con 40 musei per portare vari velivoli. Tanta roba. And we're actually giving those scans back to the museum so they can do something with it. Sì, dai, diciamo di sì, Free. And we're actually not just looking back in the history of aviation, we're also looking towards the future. So I have another announcement. We are working. Allora, vediamo se riesco a far partire la webcam. Mi sentite? Ok. Sì, sì. Allora, giusto per fare un favore a Free, così vediamo se ci riesco. Wow. Ma sono un po' indietro, eh? No. I mean, you weren't kidding when you're saying that there's a lot going on inside of Microsoft Flight Simulator. Niente. Cioè, promette di essere una cosa assurda. Di andare sulle impostazioni Microsoft Flight Simulator con le aggiunte che arriveranno. Che hanno messo? E praticamente allora, vabbè, hanno detto che stanno collaborando con 40 musei per portare vari velivoli. In più ne stanno portando uno collaborando con un'agenzia che lo ha progettato. Un velivolo che è simile ai droni. È particolare, purtroppo è difficile da spiegare bene. Comunque, Andrea deve andare sulle impostazioni. Sì, sto andando. Ah, okay. Qual è impostazioni? Voce e video. Voce e video. Intanto c'è il trailer di... purtroppo... Alzo il volume. Vai, vai, tanto io c'ho da fare. Ecco qua, vediamo. Non me la trova. Perché? Mamma mia. Ecco qua. Forse ci siamo. Oh, ecco qua. Disponibile sul Game Pass. You know I like going fast and you know I love being in the danger zone. When is this coming out? Si vede? Man, these planes no. They fly 500 miles faster than 500 miles. Ho visto per mezzo secondo poi si è scomparso. So you are definitely going to be in the danger zone. I mean, without going into too much detail, this Reno Air Race is actually the largest expansion we have since we launched on Flight Simulator. It's not just because we scanned all the famous race planes of the world. There's lots of them. This is also the first time where you can basically race against your friends and pilots across the planet. And so a competitive multiplayer is coming to Microsoft Flight Simulator. And that will definitely test your pilot skills. Yeah. And you ask, when is it coming out? This is coming out this fall, so it's right around the corner. Oh, that is fantastic. And you know I have the need for speed, so I can't wait to get my hands on this and participate in some of these air races. We got you covered. Parlano di Ivan. If going no, niente, non si attiva, non so more your speed. Keep an eye out for extended look. Free, praticamente è un video mandato in differita. We'll also talk with Wasteland come game director about una premiere the next per quella in diretta. DLC. But first, if you're an Xbox Game Pass subscriber, we have some comunque, niente, news Luca for you. Non si attiva la webcam. Ah, no, aspetta.
qua si vede. Oh, Humble Games. Con Xbox Game Pass. Cosa? La felicità di Giuseppe e di nonno. Beh, che cosa? Collaborazione tra Xbox Game Pass e Humble Bundle. Ma che cosa? Oh. Oh. Sì, e felicità sarà. Ma che bella robina che c'è. Questo di Red Fight non lo conoscevo. Questo me lo sento. Allora, questo qua l'ho visto l'altro giorno, Dodgeball Academy, che è carino. Ho giocato. Comunque ragazzi, non me la tira. Ci ho provato. Vabbè. Mamma mia, su questa è proprio tanta roba. Sì. Ragazzi, arrivo subito, Vai, vai. Anche perché Humble Games c'ha un sacco di indie come publisher. Ah, dice, sono troppo orgoglioso di Giappo per abbandonare Sony e passare a Microsoft. Non lo so, forse tu pensi di più. Jeffrey. Guarda che roba, guarda che bella roba, questa è bella roba. Dopo il video, rispondo in caso. Sì. Mamma mia, pazzi! Allora, passo un attimo il volume. Sono troppo orgogliosi giapponesi per abbandonare Sony e passare Microsoft? No, non credo. Dipende tutto da Microsoft e da come si gestirà il marketing in Giappone. Perché il punto debole di Microsoft è il marketing. Non riesce a far breccia. Non ci riesce. Potrebbe allora, in Giappone loro hanno tutte delle case piccole. Gli appartamenti giapponesi sono piccoli. A Microsoft non basterebbe nulla sponsorizzare la sua console come la migliore per un appartamento giapponese. Che in effetti ci starebbe, anche piccolina, la sì, S. Soprattutto la S. Se la S. Microsoft spingesse su questo punto, farebbe il botto. Guarda che bel... Guarda che... Infatti sì, io lo dico che è un catafalco la PlayStation 5. Mi assento un attimo, eh. Vai, vai. La PlayStation 5 è un catafalco, cioè... Madonna, guarda quanto è bello questo gioco qui. Pazzesco. Che cosa è più alta di un giapponese medio? Ah, la PlayStation 5. Caspita, sì. Madonna, è enorme. È enorme. Cioè, l'hanno fatta... Che io, ogni volta, io quando l'ho vista dal vivo la prima volta ho detto Madonna, quanto è enorme. 19 ottobre. No, 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 quello non ci pensavo minimamente, devo dire la verità. Che stavo cercando di... Eccomi. Niente, Free che si diverte a fare il bullo nei miei confronti. Ah. Beh, comunque è vero, la PS5 prende un sacco di spazio. Io l'ho vista e qui sulla mia scrivania non c'entra. No, è già tanto che a me entra l'Xbox Series X sulla mia scrivania. Quello che immaginare. Poi dopo, in caso, ti faccio vedere dove io metterei la Serie X, perché già ce l'ho il posto per lei. Ah, sì, sì, io ormai pure l'ho già trovato. Poi me lo fai vedere, sì, sì. Infatti. Oh, comunque, Age of Empire 4! Ciao! Ma esce per Xbox o no? Non so se l'hanno detta adesso, ma prima no, non c'era la Xbox. Però con l'integrazione del mouse e tastiera potrebbero, però devono comunque ottimizzarlo per il pad, perché non tutti posseggono un mouse e tastiera. Quindi c'è quel problema. Non sarebbe un problema, non sarebbe un problema, si potrebbe trovare. Dipende dal designer se ci riesce, più che altro, a ottimizzarlo per il pad. Perché comunque certo, è uno strategico basato su unità singole. Eh sì, lo so, lo so. Eccolo. Alzo il volume.
king of all siege engines. No, casomai è quel trabucco. Capable of smashing down castle walls from great distances. Vabbè, Steam Deck. At Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the world. Non l'ho mai visto dal vivo, un trabucco. Originating in 7th century China, by the 13th century, ma chi è che fa sto casino? Had evolved into devastating sì, è a Geoff Empires 4, free. Such a simple design, but che so fa? Effective. Mi sono bruciato. It has several key features. Dopo me lo racconto. A pivoted arm, with a weight at one end, and a sling, to hold the projectile at no, the other. Vabbè. Questi hanno the 6-ton weight is raised using tread wheels. So this is one of the wheels. L'hanno riportata in game. Sì. Per farlo fedele. Which would lift the counterweight weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. Ma che stai facendo? Gente, tutti sti rumori. Mi sto preparando, cioè adesso disattivo il microfono. Ah, ok. Vai, vai. Done by positioning the pivot close to the counterweight. Beh, non è il caso. And by launching the projectile from a sling. When released, logicamente intervengo quando è necessario. Sì, sì. Vastly increasing the launch speed. Diciamo che qui aspetta. Trebuchets will carefully. Basta un po' il volume perché sennò io non mi sento. Dicevo, non è una vera e propria perdita di tempo perché ti fa capire il livello di attenzione riposto in Age of Empire. Che comunque una roba del genere per il ritorno di Age of Empire è tanta roba. Cioè, è assente dal panorama videoludico da troppi anni. E vedere sì, l'ultimo che c'è... qual era il 3? Sì, sì, l'ultimo era il 3. E vedere tutto questo impegno è un segno estremamente positivo. Sì, ma infatti, se poi hanno riposto la stessa cura nelle unità in tutto... Esatto. Cioè, capisci? Non... È una cosa che rende il doppio. Sì. Sì, è arrivato, la disegna lui su schermo in pochi minuti, ma balava. Disegna a mano. Oh, comunque è incredibile, cioè, l'attenzione riposta per uno strategico. Mamma mia. No, ottimo, ottimo, però fanno vedere un po' il gioco. Eccola. Ah, ecco. Windows 10 e Steam, no, niente Xbox. Comunque... peccato. Comunque hanno rimesso Giovanna d'Arco, a quanto vedo. Giovanna d'Arco, Gengis Khan e non so chi è l'altro. Penso, eh. Potrò dire la mia. Sì. Io preferisco Civilization. No, cioè, è diverso, ma è diverso. È totalmente un altro spirito allo strategico. Infatti, sì, è un 4 turni poi. Sì, quello è un 4 X. Vabbè, il Call to Power 2. Eh? Call to Power 2. Se proprio volevi, fare un confronto, potevi farli con Empire Earth o, o Rise of Nation, ma non mi ricordo se si chiamava così. Sì, ni, più o meno, dipende. Perché diversi strategici hanno spesso una propria impronta, un proprio stile unico. Diciamo che se questo Age of Empires rimane come è rimasto sempre, cioè tu alla fine non hai una mappa mondiale su dove agire. Tu hai il tuo piccolo quadrato di mappa dove recuperare risorse, dove tirar su edifici, cose così, e finisce lì. Sì, ma credo che nessuno ancora potrebbe mai fare un Age of Empires con un'intera mappa, l'intero globo. Non già abbiamo visto che con Flight Simulator non va, figurati con Age of Empires, non se lo gioca nessuno. Ce la fa a giocarci. Ora modifico la serie X per installare Windows 10. Ma gli altro che PC di lì. No, mi dispiace, ma il suo PC vincerebbe ancora, purtroppo. Eh sì, purtroppo sì. Perché questo qui non è che chiama gli altri, anche se non mi conosceva, chiama e mi dice: sai, c'è questo PC all'epoca quando dovevo cercare un PC antipatico.
Sai, te lo regalo. No, ma il problema, E chi tace acconsente significa che tu, caro Lear, sei una persona orribile. Il No, io problema, stavo Fede, mangiando. è che se tu installi Windows 10 su un Xbox, hai comunque un sistema operativo, tra virgolette, installato su una configurazione mod. È tutta una questione di modding, fondamentalmente. Quindi tu non avresti nessun videogioco ottimizzato per quell'hardware, perché non Sì. esiste, capito? Quindi è tutto un problema di ottimizzazione. Quindi sì, a 500 euro non avresti mai un Windows 10 installato su una configurazione come Serie X, ma tu non avresti nessun software da poter sfruttare su quella piattaforma, in quel modo. Sì. Quindi è tutta una questione così. Ah, ecco, Z, il caro Z dice se puoi installare Windows 10 su Xbox si potrà fare anche su Steam Deck. Sì, su Steam Deck sì, già è stato confermato. Ottimo. Cioè, anche se io la userei Steam Deck più per giocarci che per fare un PC mini portatile. Ti dico la verità, parlando per me, eh. Intanto mi sto perdendo quello che sto dicendo, perché l'ho preso dalla cosa del modding. Devo sopprimere io il modding, lo devo sopprimere. Lo devi sopprimere perché hai fatto esperimenti che hanno dato vita a mostri o perché lo odi? No, perché ho dato vita a brutte cose, con PC, smartphone. Ah, ecco, allora avevo Per indovinato alla quello prima. mi piace iPhone, perché è chiuso e non posso moddarlo, non voglio. Diciamo che è il mio antidoto. Tutto. Adesso sono riuscito a mettere anche Android su iPhone. Sì, ma io non Non devo tutti gli farlo. iPhone, però buona parte sì. Sì, anche perché poi a un certo punto se moddi troppo. Sì, che poi comunque il modding su iPhone esiste, ma è sulla RAM, non puoi metterlo in modo Sì, fisico. comunque mi sono perso pure io che diavolo ha detto. Ha detto che alle 11 c'era qualcosa su Age of Sì, Empires. forse qualche bonus prenotando il gioco. Vediamo un po'. Credo che non hanno mostrato molto il gioco No, no, gratis no, il su gioco non Game l'hanno mostrato. No, no. Ma è gratis su Game Pass. Quello sì, tutte le esclusive. Ah, Microsoft sono bene. esclusive. Sì, comunque credo che oggi sarà più basato su giochi che sono effettivamente sono diciamo in dirittura d'arrivo che su altre cose nuove. Cioè, almeno io ho l'idea che l'E3 è Ah, quello, l'arrivo di cloud gaming su Xbox. Questa sì che è una cosa ottima, perché chi ha Xbox One potrà giocare a un The Medium, ad esempio. Questo è bello. Anche se The Medium è ottimizzato un po', Ah, comunque. sì, vabbè, mi serve un esempio di un videogioco disponibile solo su Serie X e Serie S. Lo so, lo so. Infatti, ce n'erano, Ho potevi. un piccolo problemino però. Le connessioni italiane. Vabbè, ma loro non è che Quello possono sì. stare a pensare alla connessione italiana. No, è una cosa buona, Allora, però in sarà Italia incluso nel non è Game Pass. applicabile. Aspetta, ha detto che sarà incluso nel Game Pass Ultimate? Sì, Quindi. cloud sì. Cloud è da Ultimate. Quindi praticamente se uno vuole, ma io ho la Serie 6, per quanto mi riguarda. Certo. E tipo, addio memorie proprio. Sì, certo. 500 giga, che cazzo me le frega a me? Vorrei pure avere il computer di Lear, ma non possiamo avere tutto. Già. Che poi povero computer di Lear, mica è colpa sua se è fatto così. È colpa di Lear che l'ha comprato. No, film. Siete cattivi. Ma siamo cattivi genuini, cioè siamo cattivi bonariamente. Sì. Ah, Celeste, ancora questo lo devo giocare. Celeste, ad esempio, in cloud gaming, per quanto mi riguarda, sarebbe impossibile. Perché? Perché basta un secondo di lag input e ciaone. Ah sì, quello è proprio il gioco. Ho capito, sì. So che gioco è. Quindi, cioè, se un gioco del genere lo vai a giocare in Ah, cloud, sei fottuto proprio. sì, comunque free, non so, si vocifera che si vogliono nominare il gold, ma è una voce. Ma credo che potrebbe anche essere vero, perché in effetti si mettono tutto negli ultimate.
ci conviene di più. Non so però se daranno la possibilità ai giocatori di poter giocare senza dover pagare nulla. Sarebbe anche una cosa molto carina per me. Sarebbe anche una mossa intelligente per, come dire, affrontare una Sony che punta ancora sul Plus, su un sì. PlayStation Now in servizi separati, perché tu ad oggi non hai la possibilità di abbonarti al Plus e abbonarti al PlayStation Now in un pacchetto conveniente, sì, perché sì. li devi comprare per forza separatamente. Invece... Natale, eh? Arriva a Natale il cloud gaming. Invece abbonandoti all'Xbox Game Pass Ultimate, con l'Ultimate tu hai tutto incluso in un pacchetto. Ed è fantastico. Al Blade, aspetta. Stanno parlando dell'aggiornamento fatto? Mi sa di sì. Sì, 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 questo è il primo. Dici? Sì. Ora salgo. Sì, no, diceva Giuseppe, ora salgono i prezzi dell'Xbox One usato. Effettivamente. Allora. No, sarà una cosa solo per Xbox S e X, il cloud. No. Ti ho scritto prima. Forse perché è in testa ancora, però arriverà pure sulla One. Sì, così non abbandonano nulla, nessun la vedo dura. Nessun ecosistema. No, è in cloud, non servono prestazioni, quindi. Sì. Ok, Forza 5. That includes never before seen areas of più tardi, però. Okay, vabbè. Cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved everything I've seen in Forza Horizon 5 so far and I can't. Ecco, rispetto a Forza normale, Forza Horizon non lo so, lo trovo sempre più divertente. C'è Free che chiede: arriva Mortal Kombat sul pass l'11? Sarebbe interessante. C'era già stato? Arriverà. No, c'era stato il 10, mi sembra. Ah, comunque, nuovo gioco di In Exile, aspettate. Devo alzare pure. Mamma mia, quanto Fallout c'ha questa cosa. I primi Fallout però. Semmai non capisci cosa qui. May the light of the Ma è un RPG? Ah, un'espansione. Ah, di Westland 3, non l'avevo vista. Ok, va bene. Ancora lo devo giocare, Westland 3. Anch'io, onestamente. Ma devo finire pure il 2 se è per questo. Ah, gioca il giorno del lancio. With new patches, bug fixes, and added features, like a fine wine, Wasteland 3 just gets better with age. Quindi comunque dicevano, sarà disponibile nel pass. Sì, comunque dicevano ci sarà novità anche per State of Decay 2. I'm super stoked to be here. Thanks. Ah. So in the trailer we saw that DLC. Sì, quindi invece credo che oggi mostreranno il 3, cioè invece di far vedere roba del 3, c'è roba nuova per il 2. Strano. Ma credo che oggi non mostreranno giochi ancora che non se non hanno qualcosa di più concreto. Credo che mostreranno giochi che sono già disponibili o addirittura d'arrivo. Sì. Tipo domani esce Psychonauts, qualcosa mostreranno. A parte l'ultimo gioco che verrà mostrato, di solito lì c'è la bomba, quindi incrocio. No, dico incrocio perché lì c'è sempre l'ultimo gioco è quello che può regalare qualche sorpresa, quindi incrocio le dita per l'ultimo gioco. Ho saputo che Lucas del gruppo Telegram si è fatto il Game Pass fino a giugno 2022 spendendo 0,70 per il Game Pass settimanale. Sono andato a contare non ci stanno più. Tutti lui mandati. Sì, ci stanno delle chiavi su Enebe simili a un euro. Anche. Io ho pagato 43 euro per un anno. Caspita, ma lui fino al giugno del 2022, porca miseria. C'è a 70 centesimi.
Ecco, queste sono sempre, c'ho sempre questi problemi con i giochi a turni, io non ci riesco mai. Sento proprio sto scoglio. Eh sì, poi magari prendi la pena di giocare ai giochi più action, più dinamici, ti rimetti a giocare un gioco del genere e ti senti tipo bloccato, esatto. Sì. Dici, ma perché mi devo far menare da questo, dici? E ti viene un odio e vorresti proprio entrare nello schermo e strangolare magari il boss che ti ammazza. Sì, oppure ti viene proprio noia. Dici che sì. Palle, non ci fai da aspettare. Esatto. Io ho pagato 16 euro per 5 mesi, ma il prossimo mese scadono. A proposito, oggi forse mettono a 1 euro Ultimate per un mese. Sì, ma sì, detto, per i nuovi abbonati. Comunque. Ah, ecco, allora io non rientro. No. Peccato. Mi scadeva. Agli abbonati non ci pensano mai a fare qualche regalino. Eppure tanti anni fa facevano più regali. Nessuno rientra. Praticamente no, perché a forza di mettere sempre un euro per i nuovi abbonati, tutti si sono abbonati. C'è più nessuno che non l'ha provato. Niente, mi piacerebbe, insomma, non so. Ci rispondevo a Free. Infatti non sto... Ah, sì, sì, per carità, sì, quello è ovvio. Nel senso che di più di giochi al The One, certo. Però sì, di solito c'è anche un modo per premiare gli abbonati o chi si abbona perennemente, cose così. No, no, ma io parlavo per... Sarebbe stato carino se potevo rinnovarlo un altro mese, a un euro, mi sarebbe piaciuto. Perché comunque cioè... tu paghi quella cifra per averli al Day One. Quindi diciamo che è un servizio, cioè loro hanno messo la cosa che tu paghi per averli al Day One, quindi non è un regalo che ti fanno, sei tu che lo paghi. Diciamo che è un regalo a metà, neanche a metà. È un regalino, ino, piccolino. Sì, ma anche una specie di buono sconto che ti mandano loro. Guarda, l'unica cosa che ho avuto è avere, che mi hanno dato è stato il gioco di Space Jam, quello arcade. Sì, quello gratuito. Sì. Gratuito. Ed è carino, è molto carino. Comunque no, è sempre l'espansione di Westland 3. Free c'è la cotte, eh? Scusami, non stavo leggendo la chat. Ce ne siamo accorti, perché non stai lavorando. Sei licenziato, sì, è licenziato Lira adesso. Verrai tu, Free, sì, qui con noi a subire le nostre angherie. And tell stories and like maybe even join them. Yeah. And so like for instance one of the characters you sono qua. You meet is this slathering beast. He's got like c'è il microfono. He's drooling, but he's like the nicest. Questo mese niente paga. Va bene. Perché mi pagate? Caso, no, ma noi ti paghiamo in parole, quindi non ti parleremo più. Esatto. Oh. Io uomo triste. If you took like 20 cultists and you like melted them into a big pile, è vero, ti paghiamo invisibilità. Invisibilità, sta parola. La Madonna. Che ne so, la usano parecchio, non so chi la... chi è il primo ad averlo usata, la vorrei scoprire. Comunque Westland 3 deve essere un bel RPG. C'è Inex. Sì, quello penso anch'io, però non... l'altra volta l'ho provato a giocare ma non mi sentivo motivato. O comunque questa storia della gamma non riesco a capire perché a me non va. Non lo so. È vero, un PC da 1000 euro e non c'è la webcam che va. No, a me la webcam va. No, non è vero, non è vero, non va, non gli funziona. Ho fatto vedere ieri sera che andava. Solo che sono mezzo nudo e sinceramente essere bannato da Twitch non c'ho voglia. In effetti Twitch è molto puritano. Comunque vedo questo di Inxile, che purtroppo non mi ricordo il nome, è molto motivato, mazza.
Sì. Bello, ma penso carico. Che stranamente chi è passato a Microsoft non lo vedo particolarmente a parte Camiglia, a parte Camiglia. Lui quando stava con Microsoft lo vedevi sul palco tutto scazzato, dice perché sto qui, io non voglio stare su questo palco, non credo che ma credo che Camiglia sia difficile da gestire. Sì, 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 sì. Ma forse era anche una Microsoft, una Microsoft di altri tempi. Eh sì, probabile. Anche quello, sì. Magari non sono pervertito. Sì, lì è un pervertito, sì, confermo. No. È un pervertito molto... Sì, sì, in Germania, in Germania. Ci riprovo con sta webcam, me ne frega mentre parla. David, thank you so much for joining us. Tanto non mi costa niente. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played host to some incredible crossovers, including unique ship sets inspired by games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, we're excited to announce a brand new special event that will reward players an all new ship as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Thieves. Better yet, this event begins tomorrow, so get ready to make some mayhem and let's get our first look at this very special ship. No, domani c'è un evento speciale per Sea of Thieves. No, vabbè. Ma no, dove sei? Eh? A me? Ah, ecco perché. Non ho capito perché. Aspetta. Borderlands. No, ecco qua, fatto. Così? Putin Targ, everyone. Gente vicino. Really cool to be a part of this all digital. Eh sì, perché è andato il microfono della web. Celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves. Sì, ma really excited to reveal that. Ma qualcosa di buono. Oh! Si vede nonno. Eddie Free adesso sei contento? E si è sputtanato il... Sì, sì, è normale, è normale. Vedete qua il microfono? Giving all of our players the chance to earn it as part of this live event. Free, ciao, buonasera. Probably guess the kind of activities that are involved, but if you head to the arena, any of the outposts, che carino. Details of what you need to go do to earn the ship set. So we hope everybody gets a chance to take part in this. Bastava così poco per non mandarti via. Bene, perfetto. A proposito, io Pirati dei Caraibi l'ho finito, eh. Ah, io ancora no, perché con Barbara siamo andati in pausa anche da quello. Ecco. Eh sì, Barbara è un po' così. Se avete bisogno di finirlo. Non è assai lungo. Io finire 12 minuti. E poi ci vorrebbero 12 minuti. Nel 55 pollici... la madonna! Ah, io ci riuscirò a farlo questo evento da solo. Solo soletto. No, ma no, non è un evento vero e proprio. Credo, basta che lo riscatti, credo. Credo. Che? Ah, State of Decay. Oh, vedi? Te l'avevo detto. But now, it's hope that brings us back together. Bisogna dire che nonostante era partito sempre un pochino con qualche problema, State of Decay è ancora in vita. Sì. Le due, dico. Sì, sì. Anche se, insomma, non è proprio ottimizzato bene. No. Ottimizzato anche su Series X. Ma cos'è il This Gone The Power? No, non hai mai giocato a State of Decay? Tu? Non ho avuto mai l'occasione. Uno è bellissimo. È un bellissimo survival. Zombie, naturalmente. Tu sei in questa mappa e guidi dei sopravvissuti. Sì, in effetti ti dovremmo picchiare dopo che hai detto che non hai giocato a Street Decay. Fuori di qui, via, via. Capito, ma se non c'ho nessuno con cui giocarlo, non lo gioco. Col player! Welcome back to Trumbull Valley. Primo settembre. Il primo, non l'hai mai giocato su 360? No. Ai, ti pone male, eh? Comunque Free ci gioca con te. Se ti va. Hello, I'm great.
to be here. Homecoming up, che hai detto? On September 1st. We are very excited to get this into Paul's hands. No, dico che hai detto? Qualche volta. Ah, ecco. L'IRE è disponibile, Free. Comunque 99 minuti più che altro stanno parlando, un po' facendo parlare gli sviluppatori. Sì. Essenzialmente. Lasciano ampio spazio. Allora. Cioè, fanno quello che non hanno fatto, come si dice, a... durante l'E3. Quello che un po' che ha fatto Koch Media. Sì, lo però loro lo stanno facendo meglio. Sì, molto meglio. Tra di Koch Media siamo stati abbastanza veterani, abbiamo più o meno ci siamo riusciti ad andare avanti, poi abbiamo abbandonato. Qua danno massimo 5 minuti a persona, ti dicono boom, basta. E poi passano a quello successivo. Invece in Koch Media era parla. Oh, non finisce più. Oh, gli posso staccare la testa. Vediamo un po' qua. Intanto c'è Free che sta spulciando il Microsoft Store, perché mentre c'è la live lì ci sono gli sconti del 75% su varie roba, e quindi sta chiedendo consigli su giochi a raffica. Allora, Tekken 7 non lo so, Onimusha è bello, caspita, però è sempre un gioco molto vecchiotto. Se ti piace, non lo so, qual è un buon picchiaduro? Qualcuno di voi se ne intende? Allora, io gli farei evitare sia Tekken 7, perché c'è un character design di merda adesso come adesso, non so il motivo, e sia Soul Calibur. Tutte e due hanno lo stesso tipo di design quasi, e sono orribili. Io non gioco un gioco di combattimento dai tempi di Street Fighter 4. Ah, comunque, ecco, ho capito, ti sta dicendo che cosa c'è in sconto per te, Lir. Per lì. Allora, comunque, vi dico una cosa, praticamente loro stanno mettendo la mappa del primo gioco, essenzialmente qui. Ah. Il primo State of Decay. Questa è la mappa. Quindi complimenti, lo stanno tenendo in vita benissimo. Sì, sì. Io ho comprato a 9 euro Tekken. We did it. You get it. And we have a major milestone that we're celebrating. State of Decay 2 has 10 era una bella mazza, 10 milioni di giocatori. Sì, aspetta, te l'ho detto che è bello. Te l'ho detto che è bello in vita. È un bel gioco se ti ci metti sotto. Sì. Il problema di quella sinistra. Vabbè. La moda, perché no? Alla moda. Ah, ho capito, la mora. Di che stiamo parlando, scusa? Non lo so, io mi sono perso. Ho detto, voglio i capelli di questa. Ci puoi provare, devi avere i capelli lisci. Un bel po' di hack and slash? Cosa? Oh, scusa? Così a caso. Senza oh, senso. Vediamo un po'. Stray Blade. Stray Blade. Questo mi interessa. A me non piace lo stile estetico. Alexa, spegni luce in cucina. In Stray Blade. Che bello, sta iniziando a piovere da me. No, qui da noi ha smesso da un po'. Ha piovuto bella dirotto. Questa sera moriremo di freddo, ma meglio. Free, no, dai. Madonna. Che battuta orribile. No, ci dissociamo da queste battute. Non sì, possiamo sì. Leggerle. Una volta non l'ho detto io. Non possiamo leggerle. Però sì, la tizia è molto carina. Concordo. Boh, sarà che sto stile estetico cartoon non... Unveil the history of the Forgotten Valley, usher the powers of the three methods to restore balance. Simpatico. Sai cosa mi ricorda?
quello spin-off di Oddworld, quello dove era un cacciatore di taglie, un po' più cartonesco. Mi sfuggiamo. Oddworld? No, io ce l'ho presente, però è solo il personaggio che lo richiamava un po' per via del vestito. Ah, però è un vero, po'... come ah, dire, Oddworld! Sì, ho capito. Chi quello survival? No. No, 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 era una specie di shooter. Oddworld, mo mi sfugge, va bene. A me, a dire il vero, questo qui, il personaggio ha ricordato uno di Biomutant. No, lui diceva l'umano, diciamo. E io invece dicevo l'omino qui. Che gioco è? Stray Blade, mi pare si chiama, no? Sì, Stray Blade, sì. Pubblicato dalla 505 Games. Sì, dicono che sia un hack and slash che, però, mi sembra più un gioco che si ispira a Dark Souls. È che, allora, il fatto è questo. L'hack and slash sarebbe il gioco, quel genere di videogiochi dove tu... per l'appunto Bene. Attacchi e vai. Praticamente racchiude tutta una fetta di videogiochi, tra cui in teoria rientrerebbe anche Dark Souls. Però diciamo che siccome Dark Souls ha dato vita a, diciamo, una schiera di suoi cloni, sono diventati tutti Souls-like, action GDR, cose così. Termine che io detesto a morte, però quindi vabbè, diciamo questo... che Stray Blade prende più quella via lì. Ah, Crusader Kings 3 su Xbox. E allora traducetelo, maledizione, che i soldi ce l'avete. Mettetelo anche in italiano, porca miseria. Che mettete sti giochi se non li traducete? No, no, con Diablo 2 non ci trova nulla, Free. Provo di Crusader Kings 3, eh? Che mi farebbe comodo, perché se no ogni volta devo fare sui settaggi PC e mi scoccio. Non la capisco proprio Paradox, guarda, è in incognita. Non lo so, un'azienda non strana. Sì, ma traducono... traducono in 100.000 lingue, ma l'italiano zero. Eppure c'è una community che i giochi glieli traduce sempre. Che ad esempio Bob Italia. Sì, sì, comunque mi molto... ricordo. Molto bello Crusader Kings 3, perché io lo gioco perché l'hanno tradotto in italiano. Sì, in realtà i Diablo erano hack and slash isometrici. Sì. Poi diciamo che tra le community sono stati ribattezzati come GDR isometrici. Però sarebbero all'atto pratico, sì, degli hack and slash isometrici. Oh mamma mia, che fastidio, quanto lo vorrei prendere. Sono quei giochi dove praticamente affetti i nemici, hack and slash. Comunque non so se uscirà solo anche solo per Xbox. No, questo qua sì, Xbox Series X e... ah, dici quello di prima, Stray Blade. No, Crusader Kings. Ah. Solo per Xbox. E PC, perché su PC già c'è. Sì, vabbè, PC c'è già, ma lì è nato praticamente Crusader Kings. In che senso ti occorre? Ah, perché hai detto tipo Diablo 2? Perché concettualmente Diablo 2 è un hack and slash isometrico, Stray Blade sarebbe all'atto pratico un hack and slash in terza persona, quindi non sono uguali. Comunque, se vedete tutta la mia frustrazione, perché per quello che ho appena detto, se mi vedete qua su webcam è per questo. È che, Free, te la dico chiara chiara, sono rompipalle, quindi c'è... ce l'ho scritto sulla carta d'identità che sono rompipalle. C'è tre segni particolari. No, mica... ti perdono per non avermi guardato. Che ti avevo detto... grazie. Comunque, Psychonauts 2. Che te l'avevo detto? Era una meraviglia il primo. Madonna, Call of Duty 2. E Battlefield 2. Sì, è vecchiotto il primo. Lo aspettavamo, chi ha giocato lo aspettava da tanto sequel. Così come io, ad esempio, mi aspetto anche che fanno un sequel di Brutal Legend. Spero. When games were increasingly turning grimy, dark, and combative. Not to mention having some deceptive people. Mi sento appena che ha dato una live se le persone possono farsi vedere, tranne Luca. Vabbè, non, a che cos'è allora questo
siamo a questi favoritismi. Io devo accendere la webcam, fammi un sedere così, e lui no. Ma che cos'è questa storia, eh? Che tra l'altro si è bloccata. Che cos'è questa storia? Si fanno così. Mamma mia, questo domani me lo scarico. No, vabbè, sto rimando a 007. Diciamo che ce l'ha un po', Psychonauts. Comunque, quanto tempo di rhyme stiamo? Siamo a un'ora e un quarto. 99 minuti ancora. Penso che manchino comunque, sì, 30 minuti comunque. Vorrei dire che il doppiatore di Raj è uno dei miei preferiti. Quello inglese. Sì. Lo conosco, sì. Ha doppiato tanti personaggi. Ha doppiato... tu lo conosci tipo... Destroy All Humans? Oddio, mi sa di sì. Ha doppiato... Però non so se l'ho giocato. Vabbè, insomma, ha doppiato un personaggio di Invader Zim, che è un bel cartone animato. Poi recentemente sta doppiando un altro personaggio di un cartone fatto da Eluva Boss, si chiama, fatto da una ragazza, ma non mi ricordo come si chiama, Vizi Pop mi pare. Comunque, io sono pronto, eh? Comunque nonno, ti devo dare una brutta notizia, la tua webcam si è bloccata. Però in una posizione non compromettente. No, sei tu che guardi verso il basso. Ah, va bene, sto pregando. Preghi per il seguito di Brutal Legend. No, veramente sembro più una Madonna della Pietà, sai, una squadra con questo sorriso. Non lo so, sembro un Cristo... Non mi viene in mente. Un Cristo perdonatore, che perdona i tuoi peccati. Oddio mio, non lo so perché. Che diavolo fai? Discord ce l'ha con la mia webcam. Aspetta. Eccoti, sei tornato. E che sia molto fotogenico. Si è attivato il microfono della webcam. Ok, fatto. Oh, eccoti. Oh, ecco anche il buon Tim Schafer che mi pare sia dimagrito, eh? Forse adesso ha avuto i fondi per andare in palestra. Io mi auguro tanto che faccia uscire Brutal Legend 2. Dai, fai uscire Brutal Legend 2. Che ma perché di chi era? Lui, loro. Ah, sempre Double Fine. Di Schafer. Lo sapevi? No, non pensavo che fosse loro. Loro. Infatti io per questo quando dicevo, sapevo che ho sentito c'è Jack Black, sono andato in brodo di giuggiole perché ho pensato forse Brutal Legend 2. Che è un gioco che ho amato alla follia. Con tutto quell'ambiente rock, metal, bellissimo. Però niente, mi aspettavo qualcosina di più di nuovo anche, devo dire la verità. Non so se alla fine però aspetta, mostreranno. Mancano 30 minuti, quindi c'è ancora tempo. Tra l'altro è una conferenza fino ad ora dedicata... solo a Xbox, nel senso solo videogiochi Xbox. Sì. Non mi sembra aver visto multipiattaforma di altre aziende. No, in effetti no. Tutti Xbox Studios, tutte produzioni Microsoft. No, in effetti no. In effetti... vedrai, non ci stanno, non ho capito. Diceva Fritz. No, vedrai, non ci stanno i giochi PS5. Sembra che... tipo il dialetto, non ci stanno. Non ci stanno. Però, veramente... però ironicamente Psychonauts è disponibile anche su PlayStation, quindi... sì, ma non c'è solo PS4. Ah sì sì, va in retrocompatibilità compatibilità. Sì, sì, che sì. Ho letto una notizia oggi che dicevo vabbè, su multiplayer vabbè per dire ok vabbè
se lo dite voi. In panic attacks, some of our old enemies have also come back. Our sensors are our favorites and they are definitely. Perché ti faresti più risate? Che siamo così poco intrattenenti? No, quante risate mi farei guardare? No, lo so, sto scherzando, lo prendo in giro. Forse mi diverte guardare più evidenti. È vero, non possono parlare di Sony in questo caso. Questa sarà una Gamescom di cui non sentiremo parlare di Sony, perché faranno un evento a parte. A parte nella sezione dedicata a Geoff, perché lì qualcosa di Sony potrebbe esserci. Sì, ma vorrei che mostrassero qualcosa di più concreto, non sempre trailer, sì, che mi sono anche un po' stufato, cioè, di sto modus operandi. Per quanto gli si possa dire del marketing, però almeno Xbox sta mostrando roba già che sta uscendo. Sì, sì, ma soprattutto anche in questo caso, a parte Age of Empires, c'è tanto gameplay. Anche tanto chiacchiera, però c'è anche tanto gameplay. Sì, sì, questo è vero. Tanto gameplay. Avrei voluto rivedere qualcosa di Age of Empire, però lo ammetto, di concreto. Però vabbè. Sì, ma mentre voi parlate, nessuno se n'è accorto che io sono in web. No? Ah, ciao. Ciao. Anche lì. Mi avete fatto mettere la prima maglietta che ho trovato. Ma lo vedi che mi taglia? Guarda come mi taglia. Guarda. Mannaggia la miseria, sti mezzi professionali non aiutano. Ecco, ti ho messo al centro adesso, vedi? Adesso sei al centro. Veramente sto mangiando le No, vabbè, al centro del rombo. Ah! Luca, uno di noi, in webcam, uno di noi. E manchi te, Luca. No, io non posso, purtroppo non posso, mamma non vuole. No, cioè, noi ci esponiamo e tu naturalmente, come si suol dire, fai... Dai, Luca, ti sei visto. Però in effetti Luca è la regia sta sempre dietro le quinte. Esatto, cioè io già devo smanettare qui, non mi va di sovraccaricare tutto. Poi devo aprire il programmino per l'iPhone, devo mettere la webcam dell'iPhone. No, non ci voglio. Dopo, stavo dicendo, facciamo lo switch a un canale, stavo pensando, poi ho detto... Giustamente dice, apriamo le porte della mente, dici perché dai, visto che siamo in tema Psychonauts. No, la io comunque è... mia grandissima colpa, devo giocare ancora il primo di Psychonauts. Giocatelo su PC perché non c'è in italiano. E su PC c'è la patch amatoriale. Esatto. Come in teoria anche per Okami, ma qui qualcuno non ne ha voluto sapere niente, dicendo che era brutta. Eh sì, perché l'ho provata io e non era tradotto proprio bene. Ma è strano. Proprio la lingua italiana. Ma sei sicuro? Sì, sì. Ma quella hai visto quella su Facebook? Sì, sì, era quella. Forse l'hanno aggiornata, forse. Sì, da mo'. Provo a vedere dopo. Se ti va, se no... Io ho già scaricato per Xbox, vaffanculo. Non ci stiamo proprio inculando, povero Schaffer. Però domani sarà disponibile Psychonauts, quindi noi gli abbiamo dato attenzione, noi dategliela voi. Sì, sì. No, comunque, Psychonauts è tanta roba, si dimostra di essere, sembra che sia piaciuto a tanti. Ah, The Gunk. Aspetta, questo qual era? Non me lo ricordo. Alza il volume, giusto. Sì, sta Steam Deck, guarda, è perfetta. Te la prendi, c'è portatilità. Non ti devi preoccupare di chissà che cosa. Ah, me lo ricordo questo. Sì, qua non aveva detto una battuta a proposito, Barbara, forse, su questo. Sì, Barbara. Capacissimo. Capo, infatti Barbara dov'è? Dorme sul letto. A posto. Bex. Oh, please, Bex. Comunque, noto che ci sono parecchi... Non è indie questo, mi pare. Sì, sì, però questo è indie. Tanti indie. Ormai Microsoft perché, sai, c'è ha spalancato le porte. We
Sì, lo sai, però abbiamo, ti ricordi quel discorso che abbiamo fatto? È sempre molto labile. Ma forse siamo già arrivati alla fine? No, mancano, in teoria adesso doveva durare 90 minuti, manca ancora qualcosa. Girare il mondo, ma con grandi cali di frame rate. I will say this, I understand. Carina. You got to play Psychonauts 2, so I don't even want to hear it. È così. That's true. But it's not the same. Sta guardando sul 55, ciao Free. Pollici. Be excited for Psychonauts 2. I will say this as well. Aspetta, ma io che ho la mano grande, Free. Sul 55 pollici è più grande. Xbox Plays will recap all the week's news. Ti ho stupito, ti ho bloccato bene, di la verità. So make sure to check that out. Ti ho offeso? Before Kate and I let play those games take the wheel. Che ti avevo bloccato. No, si è stoppato. Ah, non t'ha sentito. No, 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 che cazzo hai preso? Guarda. Io ho le mani di Gianni Morandi. Now in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5. Ah, ecco, non abbiamo ancora finito. Vabbè, qualcosa di, infatti l'avevano detto, qualcosa di Forza 5. Ecco qua. Vediamo un po'. Che ti ripeto, lo trovo più divertente del Forza normale. Ti dico, il 5. Anche come sono fatte le gare, non lo so, mi piace di più. Anche perché c'è tanti tipi di gare. A me fa ridere, la gente dice, ma Xbox non ha presentato nulla per i prossimi mesi. PlayStation spacca. Vabbè, ma questo lo dice la classica persona che, sai, c'ha quel target là. Capito? Poi i mostri titoli... ma PlayStation c'ha Ratchet & Clank, ma va a cagare. Nuovo controller? Un altro controller? Che palle, basta controller. No, 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 aspetta, che questo qua mi sembra mezzo trasparente. Oh, sì, che bello! È uno di quelli trasparenti. Ho avuto delle brutte esperienze con controller trasparenti. No, io avevo il Game Boy trasparente. A me ricorda il Game Boy Color, a me piaceva tantissimo quel Game Boy. No, lo voglio questo, guarda che bello. Pessima combinazione di colori. Brutta. Però è trasparente. Ma magari ci sono altri colori, può essere. No, non credo. Ah, l'hanno fatto per forza. Sì, comunque, sì. Quei controller ci sta dando sotto, Sì. Peccato adesso, che non c'è il DualSense. Se Barbara fosse sveglia, direbbe, certo, sì, danno da fare, ne fanno tanti, ma ce ne fosse uno che funzionasse bene. Oh, a me funziona. Ma dai. No, è vero, perché noi abbiamo avuto la sfortuna di comprarne tipo 4-5, tutti e 4-5 gli stessi identici problemi. Solo vanno bene sempre i pad. L'unico che non mi va bene è quello della One, che non funziona il caricatore, cioè la parte sopra. Non è male dal vivo, Cioè, l'USB. Dal vivo non è male quel pad. Certo, il colore è già la più forte. È molto strano. Spero che ci siano altre maniere di personalizzare. Caspita, costano €70. Sì, vabbè, su Amazon lo trovi anche a 50. Spedito e venduto da Amazon. Però Amazon, insomma, ho trovato massimo 65. Però caspita, costano. Sì, quello sì. Però non sono imparagonabili se messi a fianco di un pad come quelli della Ori. Che per carità funziona, però tutta un'altra roba. Sì, infatti. Scusate un attimo, torno subito. Vai. Vabbè, quelli della Ori non ho capito, sono meglio. No. Non ci arrivano proprio a livello di quelli Microsoft. Sia per vibrazioni, per sensibilità dei grilletti dietro. Sono i classici da secondo giocatore. Ma è vero che i controlli Xbox si possono essere proprio questo? Sì. Poi, aspetta, adesso ti do il link. Yeah, that's right. We are about to reveal the cover of Forza Horizon 5, featuring the incredible Mercedes AMG One and the 2020. L'avevano presentato, mi sembra, durante le tre, sta cosa. Sì.
Quella del lab, dici, no? Che te lo potevi personalizzare come vuoi. Intanto Andrea è scomparso. Sì, l'ha detto, si è assentato. Ah. E dove è andato? E che ne so io, non sto da Andrea. Perché lo chiedi a me? Scusate, scusate, eccomi qua. C'era Lir che era in pensiero, Andrea, dove sei stato? Mo' compare la foto di cose talmente profonde e oscuri che sono stati sì, imposti sì, tranquillo, mo te lo mando su Telegram. Che non potete immaginare, siete troppo piccoli. Ma va là, va va va. Andate a vedere i miei cari, tutto qua, che li ho portati di qua. Ma cambia il colore dei capelli questo. Sempre giallo era. No, questa è un'altra. Ah. No, è sempre la stessa, è cambiato colore. No, è un'altra questa. Guardala bene. È un'altra. È un'altra tizia. È certo. Ma il taglio sembra lo stesso. Comunque io insisto, la serie 6 sembra davvero un frigo. Cioè, ogni volta che la vedo, anche la mia. Cioè, guardala, cioè, sembra un frigo. Ma quello dietro invece non è una Xbox, quel coso, è un vaso. No, ma non è... Questo è un vaso. Questo è un vaso. Io non parlo del vaso. Ah, no, perché quando l'hai detto, io ho visto che c'è dietro il vaso. Dico, ma questo è un no, vaso. No, 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 ma io parlo della serie 6 che sta sul tavolo. E non l'avevo vista. Non posso parlare di... posso dire che un vaso è un frigo se c'è una pianta? E ho capito che so siamo io tutti ecologici, però ancora non esistono i frighi con le piante. Questo lo dici tu, aspetta che se ne accorge Microsoft di questa cosa che abbiamo appena detto. Ti c'hai ragione. I frighi con le piante a forma di Xbox sarebbe perfetto. Così Greta Thunberg è contenta. Che stranamente è da un po' che non la sento nominare. No, adesso era spuntata fuori con Madonna, per i comunque anche guardate un... comunque guardate la graficamente pazzesco. Sì, sì. Secondo me qui ne vedremo delle belle. Here we take control of the 2021 Ford Bronco Badlands atop the towering snow-capped Grand Caldera volcano. Guarda qua. Avranno so se lasciato il clima variabile? Sì, credo di sì. No, forse no, cioè il Messico funziona un po' diverso. Sì, però spero che l'abbiano lasciato, perché il clima variabile in un gioco di corse è perfetto. Sì. Infatti il bello del 4 era proprio che si andavi sullo sbagnato, sullo sterrato, insomma, su tante cose. Cioè io ad esempio adoravo Formula 1, anche per quello, perché durante le gare il clima cambiava. E quindi da un momento all'altro ti cambiava anche il modo di correre. Sì, sì, anche tuttora. Quindi spero che l'abbiano lasciato anche in questo. 9 novembre, perfetto. Il mio portafoglio piange. E io pago! E io pago! Volentieri, però. Ah, ecco. Beh, sì, è probabile che sia anche per quello prima. Eh sì, più visibilità, più soldini, esatto. Ma chi? Ah, no, sugli altri canali, sì. E vabbè. Dove va la visibilità? Diciamo che sarà molto dove cambia il vento, eh? Io questo ormai ho capito. Sì. È così. Ricordiamoci che su... due generazioni fa la gente sbavava dietro alla 360. Sì. E si parlava bene di quello. E la PlayStation 3 veniva boicottata brutalmente. Con PlayStation 4 è successo l'opposto e adesso sta ritornando in auge Xbox. Piano sta a regge la balacca da solo. Ma va là, ma va là, là, là. Sta a regge la balacca da solo. Let's go, let's go. Ecco un altro che mi rende difficile le cose. Che difficile. No, però ho capito, sì, in effetti. Ah, graficamente e scenicamente è impressionante anche questo. Oh, mamma mia, se mettono la carriera stuntman come nel 4. No, ma i playground fanno faville. Ma anche col 4 avevano fatto faville. Già.
In realtà questa grafica dovrebbe essere da Xbox. No, è da Series X. L'hanno detto anche nelle 3. Sì. L'hanno fatto vedere da... No, no, Playground poi li ottimizza da Dio i giochi. Sì, sì. Dovunque giocherai sto gioco sarà una bomba. Sì, certo, sì, Free, su PC sì. Avrà quella... Certo. Cioè, il 4 è fatto bene, eh? Non so se hai mai giocato a Forza Horizon 4. Io sì, sì, non era... ce l'ho. No, dicevo a Free anche. Ah, ok. Sì, no, lo so, immagino che tu ce l'avevi, intanto passa, vabbè. Che robe. Ma anche graficamente, cioè, secondo me loro sono bravi. Vabbè, su PC è normale, PC avrà... Poi ho sempre sta cosa, chi c'ha la possibilità di mettere al PC adatto lo può godere. Chi non ce l'ha, no. Sì. Però il lato positivo di Serie X è che anche chi giocherà su quella console avrà un videogioco contro cazzi. Proprio sì. Detta proprio... Ma fatteli regalare per il compleanno. Approfitta, dico scusate, è il mio compleanno, sapete. Oddio, Forza 4 con il volante, non so. Forza Horizon non mi ispira al gioco da volante. Più arcade, lo vedo, sì. 4. Io l'ho sempre giocato così. Però, grazie a Forza Horizon mi sono avvicinato a Formula 1, perché ho detto, beh, non mi dispiacciono i giochi di corsa. Perché avevo un pregiudizio. Vabbè, ma Series X tu conta che viene da Xbox One, quindi l'hanno ottimizzato, ma non è stato pensato per questa console nuova. Invece Forza Horizon 5 sarà la Madonna. Eh sì. No. Dice Free che ha esperienze con i giochi di guida. Sì, sì. Ho detto anche l'altra volta che ne cercava di nuovi. L'avevo intuito. Io invece sono ancora un neofita. Come adesso ho cominciato ad avvicinarmi a Forza. Sì, a Formula 1. No, però no. Lo gioco arcade. Cioè, io c'ho... mi sono fatto la mia. Però non è che sia proprio un gran conoscitore. Ecco. Ne ho giocati parecchi, però. Sai il fatto tuo? Sì, sì, praticamente. Comunque tanta roba. 9 novembre, quindi ormai siamo addirittura d'arrivo. Sì, sì. Qua si stanno divertendo a farti vedere com'è sto gioco visivamente, cioè è palese. Sì. Ti stanno sbattendo in faccia proprio di... Guarda quanto è bello da vedere. Vogliono farti capire, guardate che la Series X non scherza, eh. Già. E in effetti in teoria è vero, è una bella console. Ah, vabbè. No, Free stava spiegando un po' di cose. Bello. Beh, questa zona. Su certe cose è rimasto un po' simile. Sì. Tipo, vedo l'interfaccia. Eh sì, la base è quella. Però, boh, non mi aspettavo delle ambientazioni meno variegate, invece no. Ma no, cioè, una buona varietà. Vabbè, ma il Messico. A me sembra più la Puglia, non il Messico. Ma no. Comunque, Freddy, ho passato la mia vita a giocare ai videogame e a distruggere PC. Non ho fatto altro nella mia vita. A suonare, vabbè. Ho giocato tutto, lo so. Ti capiamo. Sì. Poi soprattutto chi magari nella mia come... scuola mi ricordo, eh? No, dico poi soprattutto non so voi, ma io ad esempio vivendo in piccoli paesi le possibilità di trovare nerd tra virgolette è ridotta. All'osso. Io pure, ma non ti credere. Io abitavo pure quando stavo in Calabria. No, cioè, io a non meno più. Che non giocavi a FIFA, il resto non esisteva. Appunto. Allora, no, io invece vivendo qua fino a una certa c'ho il mio amico, vabbè, Sonaro, cose varie, e giocavo a PlayStation. Poi vabbè, è iniziato a lavorare, si è disinteressato. Quando sono andato giù al mio paesello, quando vado giù, tu superati i 14 anni, se non l'hai fatto almeno una volta l'amore,
Ah, è finito. Sei uno sfigato. E le console per loro non esistono. Ah, ma giochi ancora... Quando ho raccontato che giocavo a Plague Tale... Ah, preferisco guardarmi un film o leggere un libro. Tanto i giochi si stampano su CD e costano €1-2. Credo che siano rimasti al periodo in cui si vendevano con i cornflakes. Massimo, intanto perché... è finita la teleconferenza. Sì. A parte che leggere libri è una buona cosa, infatti adesso sto leggendo un libro molto bello, ma pure vedere film è un'ottima cosa. Sì, ma andarmi a paragonare un videogioco a qualcosa del genere, cioè boh. Ecco, indirizzali verso Sony. Indirizzali verso Sony. Comunque, la conferenza... Non vi arrabbiate, ragazzi, non vi arrabbiate, sto scherzando. Comunque, la conferenza è fornuta e... Mi aspettavo una botterella finale, sì, cioè quella cosa che ti dice pa, becca e porta a casa. Sì. Non sì. Si sa mai un alo, va. Invece no, ma niente. Credo che abbiano cambiato proprio maniera di comunicare, penso che non vogliono più mostrare giochi che altri tre sono... hanno fatto le bombe a mano. Qua hanno fatto le bombette del cruscotto della macchina. Sì, però ecco, almeno Halo, visto che comunque è vicino, perché comunque è novembre, almeno la campagna avrei voluto vederla. Un peccato, onestamente, un peccato. Forse non hanno ancora nulla da mostrare. No, forse non sono ancora convinti. Boh. Non lo so, ma comunque era in dubbio che mostravano qualcosa che non è pronto, come ad esempio i Fable o Avowed. Sì, sì, infatti su quelli, diciamo, la speranza era proprio allo zero. Però sì. Halo... vabbè. Ma non lo so perché Halo non l'hanno mostrato. In effetti me lo immaginavo pure io. È un Halo. Po' strana come scelta. Sì. Strano davvero, a meno che... Per il non resto... Hanno... Vogliono limarlo ancora un po', la campagna. Probabile. Per il resto mi è sembrata una conferenza abbastanza... Né esaltante, ma neanche brutta. È buona, no. Ma senza... Una via di mezzo. Sì, una via di mezzo. Ma... Vabbè, diciamo che hanno fatto anche molto nelle tre, eh. Cioè questa sì. Considero più una conferenza per far vedere quello per far vedere quello che hanno nelle mani, per ricordare, guardate, ci sono questi giochi che sono pronti, ve li mostriamo. Sì. E ironicamente non c'è stato nessun multipiattaforma a parte Psychonauts. No. Tutti prodotti in casa, praticamente. Sì. Praticamente tutti di proprietà di Microsoft. Tutti di proprietà di Microsoft, sì. Questa non me la sarei aspettata, onestamente. Beh, penso che vogliono... Io faccio dei pensieri, ma pensano che vogliono anche far capire che... Insomma, ce l'hanno la roba. Ah, sì. Che in effetti ce l'hanno la roba. Ma pian piano, stanno svelando le carte pian piano. Sì. Pian piano. Quindi Opinioni? Sì, no, io concordo con te, Luca. Ma io niente, concordo con te, hanno mostrato quello, ti ho detto già più o meno come se ne penso. Penso che non... Comunque dopo, penso che va bene così. È giusto non mostrare sempre troppo le carte, in fin dei conti. Tu lì? No, per me no, non mi ha fatto né caldo né freddo come conferenza. Sì, mi hanno mostrato qualcosina, però... cioè, sinceramente, boh, ti ha lasciato un po' così. Forse perché forse veramente è troppo vicino alla conferenza 3 e dice Cici, che cazzo devo mostrare? Capisci? Sì. Comunque dice che Free è contento, non tanto per la conferenza. Poi continua, poi ci sta scrivendo. Dai, di pure Free, tanto. Perché è finita, di la verità. Vai, spara. Mi è piaciuta Free comunque, credo. Ah! Aspetta che adesso leggo. Leggi. Allora, vediamo. Perché per una volta vi vedo in live all'entrata... Ah, ok, in tre del gruppo di cugini senza dover pensare. Porca troia, ma questi... Fino a che ora vogliono stare di notte? Perché non ci fanno il pomeriggio? Ma ora mi arrabbio, porcaccia la miseria. Tu sabato mi hai fatto una testa così per aumentare la live. Io ti ammazzo. E
vabbè, ti vuole incollato lì perché stavi lì e vabbè. Ah, stava Stavo modificando. modificato. Allora da oggi in poi. Non ti dà più retta. Tanto Infatti, il sabato allora devo da oggi in poi. Eh? hai tolto la webcam. Chi io? No, quello dietro. Non lo E allora so. dovevi rispondere, ma perché c'è qualcuno dietro? Ho i miei cani. Vabbè. E Comunque, dopo cosa questa mi vado a suicidare. chiede, cosa vi è piaciuto della conferenza? Scusate, ma non so perché dà problemi. Vabbè, La tipa. calla. quello penso un po' tutti. Nella ragazza. Ma guarda, per Nella quanto ragazza. riguarda me, in realtà nello specifico non c'è stato qualcosa che mi è piaciuto. Cioè, nel senso, generalmente è stata una conferenza nella media, niente di eccezionale. Bello Forza Horizon che mostra i muscoli, carino che il team del Geoff Empire ci stanno mettendo non l'anima di più, però fondamentalmente non c'è stato nulla che, oh mio Dio, bella, quindi non c'è proprio quella cosa che mi è piaciuta. Che ha fatto urlare al miracolo. Sì. Sì, nemmeno a me, essenzialmente quello che ho detto è stata una conferenza di mostrare quello che hanno di effettivo, di pronto, di quello che sarà nell'immediato, e credo che le carte vere le mostreranno col tempo, quando hanno già qualcosa di più pronto. Hanno fatto sapere, sì, ci sono questi giochi, ma ve li mostreremo quando saranno pronti. Io penso questo sia il ragionamento. E penso che sia un ragionamento giusto, un po' come fa Nintendo, Sì. che non mostra i giochi finché non sono accettabili dal A punto di parte vista. Bayonetta 3. E a parte anche Metroid, ma vabbè. Comunque, ma la Gamescom è un evento che anche dove si può partecipare fisicamente? In Sì. teoria sì, ma in queste ultime due edizioni no, a causa della pandemia. Quindi. Sì. Caspita, c'è pure un'agevolazione per il cosplay. Quindi sì, l'ho visto. Si può andare, puoi stare a Colonia. Ci andavano le grandi testate, mi ricordo. Sì, Io sì, le sì, sì. seguivo lì tempo fa. Fino al 2019 tutti praticamente ci andavano, tutti i big. E che io li invidiavo pure perché dicevo: porca miseria, questi vanno a Colonia, porca miseria, questi vanno in Giappone. Vanno Che invidia. pure a Los Angeles per l'E3. Tu A Los pensa, io ho i Angeles. soldi per andare in Giappone, non posso andare in Giappone. Io invece me ne vado a vivere da mia zia se mi gira male. Gli dico: zia, posso venire da te? Posso venire con Vabbè. te? Ti pago l'affitto. No, ci vado da solo e con Barbara. Al massimo mi porto il cane. Faccio il cane Cane? 2, la vendetta. No. Poi dice: ma hanno presentato qualcosa di nuovo? No, è tutta roba già vista. Hanno mostrato più gameplay. Sì. Quello sì. Hanno fatto parlare gli sviluppatori per Sì, hanno annunciato in realtà spiegare. l'espansione di Westland 3. Quella era Sì. inedita. State of Decay 3, No, 2, volevo dire, 2. hanno mostrato, sì, scusa, hanno mostrato qualcosina di nuovo là, Sì, la nuova espansione anche che in quel caso, la nuova mappa. nuova mappa, sì, e E per il resto, nulla mi sembra. Di nuovo, niente, nuovo, nulla. Hanno sì, semplicemente approfondito. ma io credo che comunque forse non ci dovremmo aspettare tanto perché dobbiamo sempre dimenticare che comunque c'è stata la pandemia e quindi Ah, molti si sono, molte produzioni si sono rallentate. sì. Quindi E poi, alla domanda che c'è ora? Ora niente, ora ce ne andiamo a mangiare. sì, Sì, io ho già ho mangiato. aggiornato l'info del Cosa? canale, infatti per domani c'è l'appuntamento pieno, perché c'è domani dalle 18, no, 19:30 il pre-show con l'opening night live. E poi, cazzarola, l'ho aggiornato ma mica mi ricordo, faccio fatica a ricordarmi queste cose. Un secondo. Ho aggiornato la Aspetta, programmazione. te lo vado a recuperare io. No, è fatto, fatto. Aspetta, te lo vado a recuperare io. Credo. Eccola qua, programmazione. Sì, domani c'è solo l'opening, Night Live. Ah, ma è Giovedì. importante? Sì. Cioè, Eh sì. che c'è? Che mostrano? Non Praticamente è mi ricordo. tutto. È l'evento principale della Gamescom. Fino alle 22. Sì, fino
fino alle 21. Vabbè, ma hanno già mostrato Xbox, quindi sarà fuori dai giochi? Microsoft penso di sì, però ci stanno tutte le multipiattaforma, da Ubisoft, Electronic Arts, tutte le case che pubblicizzano gli indie, quindi 505 Game, sì, Warner sì. Bros. Allora, è da seguire, sì. Quella ma è da scusate seguire. Una cosa, ma Sony c'è? No, Sony no. Né Sony né Nintendo. Vabbè, Nintendo non me la sarei aspettato, però Sony ci godo. Ma no. È un problema per noi videogiocatori, perché ci stanno meno giochi per noi. Ma come? Niente, forse mostreranno finalmente domani Abandoned. No, quello no. Sì, prima però ci abbiamo finito. Indie game, boom, Abandoned. No, non ci sarà. E Scorn è di Microsoft. Sì? Non lo sapevo, sai? Scorn è sotto Microsoft, quindi oggi non l'hanno fatto vedere, quindi non ci sarà. Scorn è sparito proprio. Sì, quello lì torna ogni 3. Sicuramente lo rivedremo il prossimo anno. Vabbè, detto ciò, io sarei tentato di chiuderla qui, perché è ora di cena. Sì. Mi dispiace. È come che giochi aspettiamo? Ci abbiamo fatto ieri una live intera sui giochi che aspettiamo. Ma... dai, secondo me faranno vedere Blue Box e sarà un gioco di merda. No, non lo fanno vedere, non ci sarà. Hanno già detto che non fanno in tempo per la Gamescom. Quindi no. Ma quello farà in tempo per quando esce PlayStation 6. Non faranno mai in tempo. Praticamente quello... questo diventa come Wild, un gioco stato annunciato, però lavorato un tot di anni, poi improvvisamente cancellato. Free recupera la live di ieri, trovi tutto sì, lì. Ieri abbiamo parlato abbondantemente, in effetti. Quindi dai, adesso basta. Io comunque ti posso... C'è Geofino, basta, c'è Geop, sì, domani c'è Geop. Ma voglio solo dire che io aspettavo tanto questa, quindi... Ed è scomparso, nonno. Lo so che c'eri pure rottura... Che rottura di come sono scomparso? Sono qua. Non sei più in webcam. Ma come non sono in webcam? Che c'è, si vede. C'è. Guarda la live. Sì che c'è. Sì che ci sono. Ti devo picchiare anch'io. E io guarda, sono pacifista. E sto guardando la live. C'è. Perché dici bloccata? Aspetta, che cazzo sto guardando io? Sì, no. Ciao. A porca troia. Vabbè. Ora però basta. In poche parole mi ha mandato indietro di 20 minuti la live. Beh. A cazzo. Vabbè, lascia stare. Quindi... non lo so che sta succedendo. Comunque la webcam è mia, non lo so. Quindi... anzi, adesso mi dice che è finita la live. Non è finita la live. Sì, mi dice che è finita. Vabbè, lì sta vedendo la replica di ieri sera, praticamente. No, eravamo noi che parlavamo. Non è finita la live, siamo ancora... Non è finita. Comunque... basta, chiudiamo, perché io devo andare a cena, devo preparare la cena e c'ho da fa. Quindi. Ragazzi, allora. Il computer. Bravo, hai speso 1000 euro e si è rotto il computer con una live. Pensa un po' che roba. Bravo. Vi salutiamo, ragazzi. Ah, ok, adesso si è sistemato. Ma... ci si vede domani dalle 19 per seguire l'evento della Opening Night Live. Con sì, il carissimo Geoff, sì, esatto, dove ci sarà spazio per il multipiattaforma domani. E niente, salutate. Ciao, sto salutando. Vado a bestemmiare con 12 minutes. Ciao a tutti. Dai, Free, ci vediamo domani, Free, anche su Telegram, tu tranquillo. Sì. Ciao. Non abbandonarmi mai. Bene, fatto ride, salutiamo chi è rimasto. Ciao. A chi l'hai fatto? Sabaya Game. Ma chi sì. sono sti tizi? Non lo so, sta facendo Final Fantasy 14. Dice che l'ha fatto ride? Sì, l'ha fatto. Ciao.